Benvenuti in questo nuovo di Roblox. Quest'oggi apriamo la nostra azienda, quindi ci diamo al business, una delle mie cose preferite, e vediamo chi sarà più bravo. In realtà lo sappiamo già, perché quando si tratta di business tra me e Ferre c'è una differenza sostanziale. Ma io ti farei notare che ho fatto anche lo screenshot per dimostrarlo, che io sono dietro la scrivania e sto guardando fuori dalla finestra. Perché ti sei già resa. Esatto, io non sto già lavorando. Allora, nome dell'azienda. Ma non me lo fa cambiare? No, ah, no, qua, ok. Steffo Company. Cosa fa la tua azienda? Video games. Logo dell'azienda? Non c'ho voglia. Colore principale dell'azienda? Facciamo un azzurro. Ok, colore aziendale secondario? Il celestino. Poi nel caso li cambiamo. Ci siamo addormentati, credo, al lavoro? Qualcosa del genere. Iniziamo e quindi bene. Veniamo licenziati, immagino, dal lavoro e decidiamo di aprire la nostra azienda. Probabilmente questa sarà la storia. Non è della tipologia dei giochi che abbiamo fatto spesso. Ok, gli assomiglia un po' questo start, però non è di quella tipologia. E quindi credo che sia un vero tech-un gestionale, dove dobbiamo partire da zero, creare il nostro ufficio, iniziare a comprare le scrivanie, assumere persone, e potenziare il business, far marketing, cioè. Dovrebbe essere carina. Nessuno sta leggendo questa cosa, perché nessuno ma vuole le storie nei giochi. Cioè, infatti. Fateci premere i tasti e giocare. 5 more minutes. Mi sa che ci ha detto no grazie. Ok, così diretto. Sì. Beh, giusto, cioè. Sì. Dai. No, beh, a un certo punto te, certo, se non lavori, punto. Se non lavori. Che ti butto dalla finestra, però se non lavori a un certo punto te lo meriti pure. Cos'era? Ci sei? Sei pronto? Sì, sono finalmente pronto. Allora, togliamo immediatamente la musica da questo gioco. Come sempre. Dimmi che si può. Perché non avete idea di quanti giochi non fanno che... Ecco, prima di criticare almeno controlla le impostazioni. Ah, da qui in poi potete sentire i rumori di gioco finalmente. Allora, vediamo un attimo. Vedete, noi dobbiamo trovare il posto da affittare, che è questo qua. Quindi noi praticamente decidiamo di andare a lavorare in questo posto. Ci costa 10.000, tutto quello che abbiamo di conseguenza. L'affitto invece è da 3.300, spero che faccio uno o l'altro. L'elettricità costa 150 e il personale per piano è di 2. Allora, facciamo un ragionamento, ragazzi. 3.300 di affitto vuol dire che in 3 mesi noi abbiamo comprato il posto, quindi ragioniamo sul lungo termine. L'hai comprato? L'ho comprato. Potrebbe essere una scemenza, perché abbiamo letteralmente zero adesso per campare, però è veramente alto l'affitto. Abbiamo un ufficio di proprietà, cioè, vuoi mettere? Come si leva la musica, che devo trovare i tasti pure le impostazioni. Un attimino, vabbè, la tengo bassa, tanto che me frega. Ok, il nostro lavoro è letteralmente cliccare in un coso. Perfetto. Però mi sembra che noi guadagniamo anche esperienza a suon di click. Sì, mi sa proprio di sì. Completato. Però l'esperienza è tornata. Ah, probabilmente l'esperienza massima che posso guadagnare ogni volta che lavoro. Esatto. Ok, perfetto. Abbiamo guadagnato $167 in molto poco tempo. Ero preoccupato che fosse più difficile di così guadagnare. Vediamo, allora, le skill si comprano per $1.500, non ce li ho. L'orologio, che penso ci dia un più uno su ogni volta che facciamo click, costa 625. Porca miseria! Non ce li ho. E pulire non sembra neanche utile a qualcosa, quindi sinceramente ci pensiamo più avanti. Comunque io le adoro queste mappe. Assumere, stipendio da 900, non ce li ho. Cioè, i gestionali quando devi fare qualche lavoro, io ho giocato un sacco di giochi così, mi piacciono un sacco. Vediamo se tipo... Non so, un Q. Siamo proprio qui a che tryhardiamo come lo Io ho avuto un dubbio, ma se si può premere qualsiasi tasto, io posso spam cliccare tutti i tasti della tastiera. Però aspettiamo, perché Aspetta. Possiamo prendere l'orologio. Dai, ma sto provando. Eccolo. Pronti? Oh sì, Steph, sì, si fanno più soldi, prossimo fa un casino, quindi devi scegliere un po'. Non me ne frega nulla, si tryharda. Ok, allora dovremmo aver superato il momento più faticoso del gioco, ragazzi. Quindi, salva. Che succede? È che praticamente ho buggato il gioco. Come ci sei riuscito? Ho attivato una modalità strana per cui posso muovermi con WASD.
Te lo dicevo, io non clicca così. Oh, esagerato. Vedete, raga, posso muovere qua, ma non posso più muovere il personaggio. Ma che modo li tendo? Non sapevo neanche ci fosse una roba del genere all'interno di Roblox. E azzera personaggio? Sì, prova a fare un reset oppure... Per me non va, eh. Me devo chiudere. Ma hai rotto tutto, non ti si azzera manco il personaggio. Stai fluttuando nel mondo. Ok, risolto. Okay, tutto a posto. È ripartita la musica, ma perché se resetto il personaggio mi parte? Fatemi vedere però. Secondo obiettivo, no, ma è livello 3. Sì, sarà sicuramente espandere l'ufficio. Distruggi 8 reattori in tutto il mondo per disabitare lo scudo del tuo ex boss. Ma no, grazie. Fatemi pensare a far guadagnare per adesso. Allora, posso assumere un dipendente finalmente? Vediamo. 620, sì, vai. Oh, dove lavora? Ah, di fronte a noi. Reddito 10 per secondo. Lo stipendio, oh, questo è più basso. Quindi prendiamo lui, meno 890. Oh, ma anche il dipendente staff, se poi vai nella sezione potenziamenti, gli puoi potenziare il computer, la scrivania, il sedile. No, raga, abbiamo un problema, perché ripago lo stipendio tra 3 secondi? Ma l'ho appena pagato, sto fannullone infame maledetto, non c'ho i soldi. Allora, lascia, voglio vedere cosa c'è un pochettino delle prestazioni fuori. Sei stato avvisato una volta dal tribunale di pagare presto la tua tassa. Oh. Ma l'hai visto che devi battere anche il boss? Ci sono battaglie incredibili qua. Ecco le impostazioni per la musica. Ah, grazie. Grazie. Allora. Ah, raga, però guardate che guadagnetti ci fa fare il bro. Ma così è top. Cioè, ci tocca continuare a lavorare noi? Sto andando in banca. Lo senti? Questo è il rumore del tryhard, cara. Ah. Allora, a livello 3 si sblocca la banca. Sto vedendo cosa tutto c'è. Ci sono un sacco di cose, Steph. Ma il bro sta lavorando. Sì, praticamente face 10 per secondo. Quindi ti fa guadagnare 100 in più. Non è male, Più o meno. Dai, non è male. Devo fare qualche prossimo potenziamento, perché qui stiamo andando troppo lento. Ah, io ho fatto la follia. Però, ragazzi, vi spiego una cosa del mondo dell'economia. Che in Italia capiamo poco e che negli Stati Uniti capiscono molto bene. Bisogna riempirsi di debiti. No! Sì. No! Sì. Quindi noi abbiamo la minaccia del tribunale e ce ne freghiamo, continuiamo ad investire per guadagnare di più, raga. E ma proprio per questo motivo, prima che ci portano via l'ufficio, noi dobbiamo aver fatto i soldi per pagare. È questo il mindset. Sgravio fiscale e diminuiamo le tasse. Mm. E vabbè, però dell'1%, ma mi stai prendendo in giro? No, no, not worth, raga. Ok, l'ho sbloccato anch'io, però dov'è, scusami? Sempre nei potenziamenti. Facciamo così, una bella libreria. Ma stai pulendo anche l'ufficio? No. Magari ci fa fare più soldi pulirlo. Vabbè. Io provo, gli do una pulita, vediamo che succede. 5 minutes later. Ah, la pulizia migliora l'umore del personale. Quindi tu non hai mai pulito ed è per quello che si addormenta sempre, perché gli fa schifo lavorare per te. Testa di rapa. Capito? Gli fa schifo lavorare per te. E tu mi fai schifo. Inutile, maledetto. Io? Ah, lui, ok. Io no. Sto pulendo l'ufficio, quindi così almeno sta sveglio. Gli ho comprato anche la bella poltrona. Bro, guarda che è tutto bellissimo. Guarda che bello. Hai messo anche la libreria. Ho guadagnato più di 2000 in una sola volta. Fammi vedere. Paga. Arrivederci, grazie. A me più rivederci. Ok, tra 13 minuti ci devo ripensare. Perfetto. Io a questo punto vorrei assumere un sacco di gente. Anch'io. E non far più nulla. Esatto. Ok, questa è la mia ambizione. Smetti di lavorare. Dopo far lavorare le persone per vita. Te. Ho già dato nella mia vita. Beh, però devo dire che è una tortura sta roba. Allora, vai, personale. 690 per il reddito da 10. Top. Vai, bro. E quindi se io sto fermo, comunque loro fanno 29 per secondo. E quindi certo, se spam clicco ovviamente guadagno di più. Però ragazzi, se, rispetto a star lì ad impazzire a cliccare, almeno comunque ci siamo portati a casa 350 senza far nulla. Cioè, buttali via. Ah, voglio assumere, io mi sa che pago l'età. 2 minuti, mi conviene aspettare, ma sì, aspettiamo. Io credo che poi non possiamo più assumere persone perché il nostro ufficio è al suo limite. Personale massimo no, dice 4. E la sapete che c'è. Ma quanto costano anche questi qua? Aspetto che stia aggiorni tra 30 secondi, non mi piacciono queste cose. Ah, aggiungi i piani per noleggiare di più. Allora, quindi, fammi vedere. Livello 1, livello 3, investi nel mercato azionario presso la banca per costruire ricchezza. Localizza. Proviamoci. Oh, guarda, gli ho preso la scrivania migliore. Adesso è una scrivania di legno. Prima invece era su una pietra. Adesso almeno sembra una scrivania. Un tavolo tutto rotto, ma almeno sembra un tavolo. Ok, è qua. Ok,
Livello 3 la banca. Get sì. started. Cosa si può fare? È per investire, no? Sì. Allora, raga. Sto cercando di capire. Sì. Un prezzo dell'azione. Bravo, bro, sali di livello. Livello 3 anch'io, vengo alla banca. Vediamo. Raga, ma sta roba è folle. Banca, adesso ci vediamo lì. Basso rischio, 5%, ma... Get started. Io prendo Sierra. Ma non conviene quelli verdi a basso rischio. Oppure... raga, ma infatti quanti... Un prezzo dell'azione costa 7 miliardi. Quanto costa? Infatti è quello che pensavo, che costavano troppo, però dico... vabbè, lasciamo cioè, stare. Che cosa mi dici che l'ho sbloccato a livello 3 se tanto poi in realtà... Va bene. E raggiungere livello 4, farebbe comodo l'ufficetto un po' più grande. Sì, vabbè. Mi servirebbe. Raga, ci possiamo fare molto. Lo gradirei. Non posso, tipo, espanderlo? Perché lui dice, hai raggiunto il livello massimo per piano. E infatti c'è piano 1 e io posso andare al piano 2, non mi sembra. Tap power. Che è anche questo? Questo non lo voglio più, non serve niente. Serve a nulla. Sono tutti tristi poi quelli che lavorano per noi. Porca miseria, oh. Sono stanco, capo. Perché non gli prendi la scrivania bella? Qual è la scrivania bella? Io gli ho preso un'altra scrivania. Te l'ho detto prima, un tavolo di legno tutto rotto. Adesso lavorano su un sacco. Ma comprando i mobili o pulendo? No, no, andando nei loro upgrade. Ah. Ci sono i loro upgrade, non li sono i loro upgrade? Quelli lì. Quello, ah. Esatto, sì. Vedi, tu ci clicchi, gli prendi la scrivania, sedile, eccetera. Il computer migliore. Ma stupidi cretini. Vedi? Due ore che te lo sto dicendo. Non avevo capito che c'era anche questo. Sì, c'è anche quello. E poi costa un sacco comunque potenziarli ancora di più, eh. Sì, ho visto. Sì, ho visto. Quant'è. Allora, ho finito di pulire. Ok, io quasi. Sono tristi finito. Lo stesso. Ah, non gli va mai bene nulla. Infami. E ho anche quasi finito di arredare. Vorrei potenziare il tap power. Forse quello è utile. Mi incuriosisce almeno. Io non l'ho ancora toccata quella statistica. Ne ho preso uno di tutti tranne quella. Dobbiamo guadagnare abbastanza per arrivare a 8000, raga. Così ci teniamo il dubbio di che cos'è. Ce l'abbiamo. GG. Ma quanto devo pagare? 4 minuti 10.000? Ma li fai. Fischio. Adesso vediamo, faccio anch'io. Però penso di farli. 8.000. Porca miseria, io devo pagare a 4 minuti 7.400. Ragazzi, cosa è cambiato? Nulla. Nulla, ecco cosa è cambiato. Nulla è cambiato, ecco cosa. Dai! Ma che so, sta roba, non hai capito niente. Mi stai deludendo. E poi come si fa il multiplier se non sale? Lo metti quella barra sotto? Mm-hmm. Cioè dobbiamo comprare qualcosa lì probabilmente. Infatti non l'ho capito, se è buggato, cioè non sale. Perché vedi che reagisce se clicca, però non sale. Sì, ma non sale in base a quanto clicchi, quindi secondo me è una cosa buggata. O da potenziare. Ma dove? Boh. Cioè abbiamo visto tutto. Ma porca miseria, ma salgono sempre di più. No, aspetta. Oh. Aspetta, che vuole? Vuole un aumento. Ma dagli un caccio in faccia. Allora, vediamo cosa ci possiamo potenziare. Ma sei scemo? Ma te sei matto. Comunque bro. Forse è l'esperienza, massima esperienza più 20, ma non mi sembra, perché io già uno l'ho potenziato eppure quella barra non sale. Questo è pazzo, ti faccio arrestare. Eccolo, livello 4. Posso cambiare l'ufficio? Ah, finalmente. L'hai cambiato? No, ho appena sbloccato la possibilità di farlo. Allora, paghiamo tutto quello che devo. La prossima paga è tra 11 minuti. Non si sa perché anche il timer cambia ogni volta. Quanto costa l'AI Office di cui parlano? Quanto costa? Soldi infiniti. Paghiamoci le tasse ora che non ne posso più di avere... 32 milioni. Come 32 milioni? 32 milioni. Ma allora che cavolo me lo fai sbloccare mo? Ma che senso ha? Ci fermiamo, mi sono rotto le scatole. Carino perché mi piace il genere, però potevamo far tutto meglio, sì. Cioè i tipi che lavorano da soli, il fatto che comunque
le cose da comprare dopo sono troppo lontane, troppo distanti, cioè gli investimenti sono totalmente inutili, per ora l'ufficio è totalmente inutile. Tutto un attimo più vicino e abbordabile la prossima volta, secondo me. Però comunque mi sono divertito. Ci fermiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.